preghiera particolare va inoltre a coloro che vivono in zone dove soffrono i venti di guerra, tipo Beirut, Libano, dove oltre 4 mesi fa ci fu una tremenda esplosione nella zona del porto, esplosione che provocò oltre 500 morti, oltre 5.000 feriti, oltre 300.000 sfollati. Auguriamo che in quelle zone del mondo dove soffiano venti di guerra ci possano essere, se possono, i venti di guerra si possano trasformare in venti di pace. Auguriamo a tutti una buona partecipazione alla Santa Messa che sta per iniziare. Come vedete, si stanno preparando i frati della Basilica. Quindi buona giornata a tutti. Scarichiamo ora la liturgia delle lodi, con condividiamo la liturgia delle lodi che abbiamo scaricato questa mattina dal sito internet lachiesa.it. Qualche minuto di pazienza, i frati si stanno preparando per la celebrazione della Santa Messa.
Figlio e dello Spirito Santo. Il Dio della speranza che ci riempie di ogni gioia e pace nella fede per la potenza dello Spirito Santo sia con tutti voi. Fratelli e sorelle, il Signore Gesù che ci invita alla mensa della parola e dell'Eucaristia ci chiama alla conversione. Riconosciamo di essere peccatori e invochiamo con fiducia la misericordia di Dio. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato, pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa. Mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata Santa Vergine Maria, gli angeli, i santi, fratelli, e voi fratelli e sorelle, vi pregate per noi, Signore nostro. Signore Dio, Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. San Giovanni Apostolo. Figlioli, nessuno mi inganna. Chi pratica la giustizia è giusto come Gesù è giusto. Chi commette il peccato viene dal diavolo, perché dal principio il diavolo è il peccatore. Per questo si manifestò il Figlio di Dio, per distinguere le opere del diavolo. Chiunque è stato generato da Dio non commette peccato, perché un germe divino rimane in lui e non può peccare perché è stato generato da Dio. In questo si distinguono i figli di Dio da figli del diavolo. Chi non pratica la giustizia non è da Dio, neppure lo è chi non ama il suo fratello. Parola di Dio. Tutta la terra ha veduto la salvezza del Signore. Cantate al Signore un canto nuovo, perché ha compiuto meraviglie. Le ha dato vittoria la sua destra, il suo braccio santo. Tutta la terra risuoni il mare e quando racchiude il mondo e i suoi abitanti, i fiumi battano le mani e esultino insieme le montagne. Tutta la terra è venduto la salvezza davanti al Signore che viene a giudicare la terra. Giudicherà il mondo con giustizia e i popoli con retitudine. Dalla terra è venuto la salvezza. Small.
nati nei tempi antichi, aveva parlato ai padri per mezzo dei profeti. Ultimamente, in questi giorni, ha parlato a noi per mezzo del Figlio. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Giovanni. Gloria a te, oh Signore. In quel tempo Giovanni stava con due dei suoi discepoli e, fissando lo sguardo su Gesù che passava, disse: ecco l'agnello di Dio. E i suoi due discepoli, sentendolo parlare così, seguirono Gesù. Gesù allora si voltò e, osservando che essi lo seguivano, disse loro: che cosa cercate? Gli risposero: Rabbi, che tradotto significa maestro, dove dimori? Disse loro: venite e vedrete. Andarono dunque e videro dove egli dimorava, e quel giorno rimasero con lui. Erano circa le 4 del pomeriggio. Uno dei due, che avevano udito le parole di Giovanni e lo avevano seguito, era Andrea, fratello di Simon Pietro. Egli incontrò per primo il suo fratello Simone e gli disse: abbiamo trovato il Messia, che si traduce Cristo, e lo condusse da Gesù. Fissando lo sguardo su di lui, Gesù disse: tu sei Simone, il figlio di Giovanni, sarai chiamato Cefa, che significa Pietro. Parola del Signore. Papa Francesco, nell'esortazione apostolica Evangelii Gaudium, fa due affermazioni molto importanti. La prima è che la Chiesa tutta deve evangelizzare, deve annunciare Cristo. Quindi tutti i fedeli, tutti i cristiani devono annunciare Cristo. E la seconda affermazione: per fare questo la Chiesa deve riscoprire la sua dimensione contemplativa. E in questo senso ci aiuta il Vangelo di oggi, perché, come abbiamo sentito, Giovanni Battista sta predicando, sta parlando al popolo e vede passare Gesù, e fissando lo sguardo su Gesù che passava, lo indica: ecco l'agnello di Dio. Lo annuncia, e i suoi due discepoli che stavano con lui, che lo ascoltavano, quando hanno sentito il suo annuncio, vanno a seguire Gesù. Questo è bastato, questo primo annuncio, perché questi due discepoli, lasciando Giovanni Battista, seguono Gesù. E Gesù che domanda loro: cosa cercate? Che cosa volete da me? E loro, forse con un po' di timidezza, dicono: Rabbi, dove abiti? Dove dimori? Per venire con te, per stare con te.
Ecco questo annuncio che lo fa Giovanni Battista, fa sì che questi due discepoli vanno a conoscere Gesù, vanno a vedere dove dimora. E ieri abbiamo sentito proprio questa bella espressione: il Verbo di Dio si è fatto carne e venne ad abitare in mezzo a noi. Ed ecco questi due discepoli che domandano a Gesù dove dimora, per stare con Lui, per conoscerlo, per imparare da Lui, per sapere poi come annunziarlo. E lo fanno, come abbiamo sentito, Andrea va, tornando a casa dopo essere stato con Gesù, tornando a casa incontra per primo il suo fratello Pietro e le dice a lui: abbiamo trovato il Messia, e lo condusse da lui. Ecco anche questo primo annuncio di Andrea al suo fratello. Questa volta è lui a condurre il suo fratello da Gesù. E Gesù, fissandolo: tu sei Simone, il figlio di Giovanni, sarai chiamato Cefa, che significa Pietro. Quanto è importante, carissimi fratelli e sorelle, annunciare Gesù nel mondo di oggi. Ma per fare questo dobbiamo sempre riscoprire questa dimensione contemplativa, cioè saper stare con Gesù, fissarlo con lo sguardo continuamente, come lo ha fatto Giovanni Battista, per poter poi indicarlo al mondo di oggi, stare con lui così come sono stati questi due discepoli. Si ricordano bene questi momenti, perché si ricordano anche l'ora in cui sono andati per stare con lui. Quanto è stato importante questo stare con lui, per ascoltarlo, per imparare da lui, per contemplarlo, per poi annunciarlo agli altri. Sono stati tanti lungo la storia, incominciando con i pastori che, seguendo le indicazioni degli angeli, andate a Betlemme, lì troverete il bambino avvolto in una mangiatoia, e tornando loro da Betlemme parlavano di quello che hanno sentito e hanno visto con i loro occhi. Il loro annuncio è arrivato fino a noi. L'annuncio di tanti altri martiri, santi, l'annuncio di San Francesco sulle strade di Assisi è arrivato a noi. Tocca a noi adesso di continuare questo annuncio, annuncio del Vangelo, annuncio di Gesù. Per questo dobbiamo sempre imparare a stare sempre di più con Lui, a contemplarlo, a fissarlo con il nostro sguardo e a imparare da Lui, per saper poi parlare di Lui, testimoniare Lui. Amen.
Con il Natale Gesù ha posto la sua dimora in mezzo a noi. Apriamo il nostro cuore per accoglierlo e nel suo nome rivolgiamo al Padre la nostra preghiera.